Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudio, questo è Creativamente e oggi siamo qui per una review di filati. Il primo tutorial dell'anno lo voglio appunto dedicare a una revisione dei filati tra alcune novità che sono arrivate, filati un po' più pregiati, filati un po' più moda. Adesso vi spiegherò le varie caratteristiche di tutti e vedremo anche quali progettini andremo a realizzare e abbiamo già anche realizzato utilizzando sempre queste lane. Quindi vi ricordo che tutti questi filati li potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e partirei a presentarvi i filati nuovi e diciamo un po' più di alta qualità, ovvero questa lana qui che è una 100% merino se extra fine. Sono filati italiani prodotti a Biella, quindi tutti lavorati in Italia. È irrestringibile come vi dicevo prima. Contiene 175 metri, è un gomitolo da 50 grammi, quindi una resa altissima perché sono 175 metri, veramente molti, e si lavora con ferri 3-3,5, ideale per realizzare tutto quello che riguarda l'abbigliamento e le copertine da bambino, ma non solo. C'è in tantissimi colori, sono più di 10, li potete visionare appunto sul sito, qui ne ho presi due toni, il ciclamino e il rosa, da farvi vedere, e secondo me sono veramente bellissimi. Ha una morbidezza pazzesca, a toccare così il gomitolo veramente è morbidissimo. Questa lana qui è stupendissima, veramente molto stupenda, adatta soprattutto alle cose da bambino, ma non solo, ok? E molto fine, quindi ad esempio qualcuno come le magliaie, diciamo, di una volta, se hanno ancora le macchine a casa, la possono utilizzare anche a far passare attraverso le macchine. Altro filato, passiamo a questo qui. Questa è una lana decisamente più grossa, l'Australian, ha un calibro, vedete, leggermente più grosso, è sempre un filato prodotto in Italia, sempre di un'azienda di Biella, un'altra, non questa, ma comunque sempre un prodotto italiano. È un 100% pure lana vergine, ok, quindi niente acrilico, è un filato di nuovo pregiato proprio perché è solo lana. Si lavora con ferri, diciamo, 5-6, e sono gomitoli da 100 grammi e hanno circa 80 metri. La resa non è altissima, però una volta lavorata secondo me rendono tantissimo. Ad esempio con questa lana qua ho realizzato, c'è già il tutorial pubblicato da qualche settimana, una mantella che era tutta fatta con questa lana qua, grigia, e poi bordata con una lana tipo effetto pelliccia, e per realizzare una taglia, diciamo, 46, ho utilizzato poi 3 gomitoli di lana, quindi come potete vedere la resa, anche se non sono tanti metri, alla fine rende lo stesso. E dicevo, di nuovo è un filato di nuovo ottimo, non è morbido quanto la Merinos, ma comunque è un ottimo filato, e è ritorto, vedete che ha la torsione, e anche qui ci sono una decina di colori tra cui poter scegliere. Questo che vedete è il bordeaux. Altro filato, sempre rigorosamente made in Italy, è questo qui, Natural Alpaca, che ha una composizione di 50% di alpaca e 50% di lana, quindi di nuovo veramente ottimo. Sono gomitoli da 50 grammi, contengono circa 100 metri, si lavorano con ferri 4-4,5, e qui ci sono tutti colori naturali, ci sono 4 tinte unite e 4 colori sfumati. Le tinte unite sono 2 marroni, uno più chiaro e uno più scuro, e 2 grigi, di nuovo uno più chiaro e uno più scuro, e la stessa cosa per gli sfumati, che sono questi, anche qua stupendi. Ci sono 2 tonalità di grigio, questa è la più chiara, poi ce n'è una più scura, 2 tonalità di marrone, questa invece è il marrone più scuro, poi ce n'è uno più chiaro, più cammello, ok? Anche qui, veramente, questa qui invece è proprio morbidosissima, al pari della Merinos di prima. Questa qui è una lana stupenda, vedete, proprio morbidissima. Qui per fare maglie, colli, tutto quello che desiderate, oltre ad essere un filato pregiato appunto anche per l'alpaca che gli dà un pregio, e oltre ad avere tinture naturali, sono veramente super morbidi.
Veramente mi sono innamorata di questa rana qui. Questa non ho ancora realizzato niente, ma sicuramente faremo qualcosa, una stola, qualcosa, perché è troppo bella, non posso non lavorarla, quindi sicuramente arriverà un tutorial anche su questo. Ultimo filato che vi voglio far vedere è questo qui. Questo è un filato un po' più moda con sfumature degradé, sono gomitoloni da 150 grammi, 270 metri. Si lavorano con ferri 4,5, 5,5, io direi anche un 5,5, 6. La composizione qui è 22 lana e 78 acrilico e la resa in metri sono 270, 270 metri, quindi anche qui è abbastanza resa. È venduta in confezioni da due gomitoli, come potete vedere qui negli altri colori, quindi è confezionata a due gomitoli, quindi in totale ne avete 300 grammi. E io, ad esempio, con i due gomitoli di questo colore qui, questo azzurro, ho realizzato lo scialle ad ali d'angelo, che ho pubblicato, forse l'ultimo video del 2019 che ho pubblicato. E quindi potete appunto vedere anche come resta la lavorazione. La sfumatura è veramente molto bella perché sfuma proprio bene. Ha dei colori stupendi e qui questa lana qui, tra l'altro, vi devo dire che è in offerta da gennaio sul sito, la trovate scontata, ha un prezzo veramente ottimo. Sono rimasti tre colori perché uno è già andato esaurito, quindi un colore è questo qui che è l'azzurro, poi c'è il grigio e c'è ancora anche il rosa, che è anche molto bello. Ok, quindi questa è rimasta in questi tre colori e appunto la trovate scontata, quindi approfittate dei saldi, delle offerte. Questo è quanto, abbiamo visto appunto un po' di filato, un po' di novità. Spero che vi siano piaciuti, vi abbiano incuriositi. Andate a cercarvi in descrizione, vi lascio tutti i link diretti così potete visionare tutti i colori e andare a vedere appunto se vi interessano. E soprattutto, diciamo, io vi consiglio queste due qua. Se non l'avete ancora provate, fatelo assolutamente perché ne vale molto la pena. Sono filati di qualità veramente altissima. E con un rapporto qualità-prezzo decisamente ottimo. Andate poi a vederlo sul sito, ma il prezzo è anche molto buono, soprattutto in confronto alla qualità che hanno, che è altissima. Se invece volete provare con qualcosa di un po' più moda, provate questa, approfittate dell'offerta, o se volete stare sul classico, beh, questo lo è senz'altro. Un bacione e io vi aspetto al prossimo tutorial con tantissimi altri progetti. Ciao!